bello, anche questo coro qui. Chiaro che Piccassini non è l'ultimo arrivato, è uno che sa cosa vuol dire la musica, cosa vuol dire il canto. Siamo andati da diverse parti a cantare, era un bel gruppo insomma, un bel gruppo che sapeva, sotto la sua direzione, sapeva cosa fare, cosa cantare, come cantare. Questo coro qui nasce, si chiamava Coro di Carenno, aveva una sua divisa particolare e insegnava col metodo del cantar leggendo, che era di Roberto Goitre, e non era così facile da imparare, però il maestro Piccassini ci teneva che non si cantasse solo così a orecchio. E diciamo che tanti di questo coro maschile cantavano anche nel coro parrocchiale, per cui quando il coro maschile si è dissolto, erano già dentro nell'altro coro. Una volta io da ragazzo andavo per i boschi a far legna, a pulire i boschi, eccetera, eccetera, e sentivi sempre cantare i boschi. Oggi a malapena senti un merlo. Cantare per le strade non senti nessuno. Una volta in giro per le strade, quando c'erano i coscritti, qualcuno che faceva magari le mangiate, poi quando tornavano a casa cantavano, oppure anche nei bar, nelle osterie, alla sera si cantava, il canto era una cosa normale. Il bello della musica è riuscire a mettere le parole sulla musica. Allora, se riesci a fare questo incrocio, riesci ad ottenere della buona musica e trasmetti anche un certo tipo di racconto. Le musiche, diciamo così, antiche sono tutte fatte su pezzi della Bibbia. Gli altri profani sono tutti vecchi, sono tutti canzoni vecchie che cantavano appunto intanto che spigiavano l'uva piuttosto che tirare giù il grano.